Sostanzialmente la situazione non cambia perché l'articolo 47 già prevedeva che il 12 era la fine della fase di consultazione sindacale e comunque il 31 ottobre diventava operativa la cessione del sito a tutti gli effetti giuridici a PRS. Per cui di fatto la situazione non cambia, la lettera dell'azienda è molto chiara, dice no, per noi esiste una sola strada che è la riconversione industriale su un altro partner, e il secondo aspetto è questa sospensione che però in realtà non sposta i tempi, non dà spazio a un negoziato vero. Il ministro Patuanelli ha detto che entro 24 ore incontrerà l'azienda proprio per verificare quelle che sono le loro proposte, le loro carte, perché anche l'azienda sta utilizzando molto questo alibi che non gli è stato consentito di presentare quello che è il progetto industriale di riconversione. Per quello che riguarda invece noi come sindacato, la nostra valutazione è assolutamente insoddisfacente, negativa, perché nonostante la mobilitazione dei lavoratori che ha riguardato tutti i siti, l'azienda non si è spostata di un millimetro, per cui è stata anche da questo punto di vista una fumata nera. Comprendiamo la difficoltà dell'azienda a presentarsi e a verificare con noi queste cose, perché mi sembra che presentarsi e continuare a confermare le cose che si ripetono da mesi è qualcosa che continua a far solo provocare più rabbia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo oggi pomeriggio ci saranno le assemblee nel sito di Napoli, ovviamente dopo le assemblee si valuterà come procedere. È chiaro che attenderemo anche quello che il ministro Patuanelli ci dirà, incontrerà l'amministratore delegato Lamorgia proprio entro le prossime 24 ore. È chiaro, noi ci aspettavamo qualche passo avanti in più, quando una multinazionale anche di fronte alla convocazione del Presidente del Consiglio non si muove di un millimetro, questo significa che non ha grande rispetto per le istituzioni, per la possibilità di discutere col sindacato e trovare una soluzione condivisa.